Bella ragazzi! Bella ragazzi! Abbiamo comprato una saldatrice a idrogeno. La fiamma arriva a 2800 gradi ed è in grado di vetrificare il gas meton e farlo ribollire. Ve la faremo vedere dentro com'è. Proveremo a fare delle saldature con l'alluminio e vi parleremo delle caratteristiche e delle funzioni principali, perché è utilissima anche, oltre che per le saldature di piccoli e medi oggetti, anche per lucidare il plexiglass. Ma adesso passiamo a farvi vedere i nostri primi prototipi di generatori di idrogeno. Come vedete si è vetrificato. Come vedete mi sono infortunato, sto seduto. Abbiamo avuto un piccolo incidente non grave. Questo è un prototipo costruito 14 anni fa. Ha una cella costituita da 55 dischi di acciaio inox 316. E questi due sono i due elettrodi, iniziale e finale. È inclinata perché le bolle di idrogeno salendo escono di qui. E poi c'era tutto un sistema antischiuma, un altro sistema che regolava il livello del liquido. Questo era il serbatoio dell'acqua distillata e tutto passava dentro un bubbler. E abbiamo questo video di repertorio dove ve lo facciamo vedere in funzione. Il difetto di questa cella è che la corrente non riesce a dividersi, la tensione non riesce a dividersi equamente fra i dischi, quindi la corrente passa sì dal primo al secondo disco, dal secondo al terzo, dal terzo al quarto, ma passa anche dal primo al secondo, dal primo al terzo, dal secondo al settimo, e ci sono delle grosse perdite di calore. Perché diciamo una cella a idrogeno singola, quindi costituita da due elementi metallici, non dovrebbe superare i 3-3,2 volt, altrimenti poi tutto l'effetto diventa termico. E quindi abbiamo costruito questo dissipatore qui, una volta era alimentato con una... veniva fatta circolare l'acqua con una pompa di lavatrice. Poi questa qui è una cella microscopica, costituita da due tubi concentrici in grado di mantenere accesa una piccola fiammella su un ago di siringa con una corrente di 4-5 ampere. E questa è una cella chiamata anche dry cell, perché praticamente le celle di solito vengono continuamente sommerse da questo tipo di celle vengono continuamente sommerse da liquido e poi c'è una tanica sopra dove arrivano le bolle e si recupera il gas. In questo caso qui è stata fatta in modo un po' diverso. Questo grosso pezzo di plexiglass è il serbatoio dell'acqua, che veniva tenuta più o meno a questo livello, ed è costituita da queste piastre d'acciaio separate da gomma e che sono fatte così. Qui arrivano le bolle e poi vanno sul tubo di uscita. La particolarità di queste piastre sono tutte identiche, ma sono girate una in un senso e una nell'altra, una in un senso e una nell'altra, perché praticamente questo foro che serve a tenere il liquido alla stessa altezza fra tutte le piastre rimane una volta da una parte e una volta dall'altra, e ciò impedisce che dalla prima cella passi corrente direttamente alla quarta, alla quinta e alle successive. Allora, questo è un basso, prima di smontare la saldatrice, questo qui è un basso in plexiglass che stavamo iniziando a costruire, poi ci siamo fermati per nostri motivi personali. E facciamo vedere un attimino come la fiamma a idrogeno riesce a lucidare il plexiglass. Deve essere bello pulito, non ci devono essere truccioli, residui di lavorazione, e si passa, vedete che qui
è stato opacizzato dalla lavorazione con una fresa da legno. Questo è quello che si riesce a fare. Attenzione, con una fiamma idrogeno diventa praticamente trasparente. Possiamo vederlo anche qui su questo grosso blocco. Lo facciamo diventare trasparente. Riesce proprio a vedere dall'altra parte. Una curiosità, un'applicazione antica di una fiamma ossigeno idrogeno. Questo è un pezzo di travertino, una roccia calcarea, praticamente carbonato di calcio. Se noi scaldiamo il carbonato di calcio ad alta temperatura si trasforma in ossido di calcio. E ora notate la luce che sta emettendo. L'ossido di calcio, a sua volta scaldato a una temperatura quasi quella di fusione, intorno ai 2500 gradi, emette una luce fortissima. È un fenomeno che viene chiamato candeluminescenza. La candeluminescenza praticamente vuol dire che emette una luce più con una temperatura luminosa più alta, quindi anche temperatura più alta di quella che sarebbe un pezzo rovente a questa temperatura. E le spiegazioni sono tante. Questa luce è stata impiegata nei tre teatri nel mondo anglosassone, viene chiamata luce della ribalta questo tipo di lampada, ed è stata usata anche, serviva nei teatri appunto già dal 1830-40, e poi è stata usata anche nella guerra di secessione per illuminare un attacco a un forte da parte dei nordisti, quindi negli anni primi anni 60 dell'Ottocento. Il cannello che abbiamo usato prima è questo, lo abbiamo comprato separatamente un po' di anni fa. È un cannello che ha il filtro antiscoppio, e una, due, tre, quattro punte, e la chiave ovviamente per cambiare le punte, e questo bellissimo accessorio che permette di adattare gli aghi da siringa commerciali. Quindi in farmacia si trovano aghi di diverso diametro e quindi è possibile fare... sostituirli al volo e creare delle piccole punte per cannelli a pochissimo prezzo. E troverete, se ne troviamo uno simile, il link per l'acquisto nella descrizione qui del video. Procediamo adesso a fare una saldatura sull'alluminio, quindi lo fissiamo con un metodo che vi abbiamo già fatto vedere. Nel video 353 c'è la dima fatta di gas beton per saldare, per brazzare col castoring ad esempio pezzi complicati. E questo invece è il cannello che viene dato in dotazione, però è molto funzionale anche lui. Iniziamo a scaldare i pezzi. Per saldarli, anzi sarebbe più corretto dire brasarli, utilizzeremo questa bacchetta di una lega apposta che vi abbiamo già fatto vedere anche questa in un video precedente. Non so se avete visto all'inizio, quando ho avvicinato la fiamma si è formata dell'acqua, perché appunto la fiamma di ossigeno e idrogeno produce vapor d'acqua. Scaldiamo bene le parti, strofiniamo la bacchetta. Quando sentiamo che la bacchetta comincia a fare un po' più attrito, vuol dire che ci stiamo avvicinando alla sua temperatura di fusione. Eccola lì. Uccidiamo un po' la saldatura. E qui abbiamo fatto una bella brasatura resistente. Avevamo fatto anche una lega noi in un video per saldare l'alluminio, un po' più tenera di questa. Raffreddiamo rapidamente così e ora la mettiamo in acqua così la possiamo prendere in mano. Questo qua non è un generatore di ossidrogeno, ossia HHO, perché
come non lo sono nessuno, non esiste proprio la molecola. La scissione dell'acqua, l'elettrolisi dell'acqua, genera O2 e H2. In proporzione ti si può dire che il prodotto è una miscela 2H2 più O2. Ed è una miscela, non una molecola. In nessun caso è una molecola. Quello che avete visto prima, definito anche bubbler, che è anche questo qui, poi ora ve la smontiamo, ve la facciamo vedere all'interno, è costituito semplicemente da un tubo da dove arriva la miscela ossigeno-idrogeno, va a gorgogliare all'interno di acqua, oppure alcol, oppure metanolo e borace, che serve già per dare alla fiamma il flussante, e da qui esce il tubo che va verso il cannello. Questo funziona anche ovviamente da dispositivo antiscoppio, perché se dovesse esserci un ritorno di fiamma si va a estinguere all'interno dell'acqua. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno donato un caffè sulla nostra piattaforma Ko-fi, con la quale potrete contribuire, e abbiamo acquistato questa saldatrice appunto con questi fondi che stiamo accumulando di volta in volta ogni volta che ci offrite un caffè. Allora, la miscela ossigeno-idrogeno è esplosiva, da una percentuale del 3 fino a una percentuale del 97%, e in questa miscela stechiometrica, perché con l'elettrolisi creiamo appunto una miscela stechiometrica, abbiamo una velocità di combustione di 600 metri al secondo, quindi siamo oltre la velocità del suono. Ora qui abbiamo dell'acqua saponata e facciamo un po' di schiuma, e ora vi facciamo vedere una cosa che non dovete fare a casa. Accendiamo. 3, 2, 1. Questo è quello che succede se accumulate idrogeno e ossigeno. Ecco finalmente la saldatrice aperta. Questo è il cuore della saldatrice, è la cella a ossidrogeno, una cella elettrolitica. In realtà sono tante celle tutte in serie all'interno di questo contenitore, e i capi di queste piastre arrivano tramite questi due isolatori all'esterno, da cui vengono alimentati. E abbiamo qui il tappo da cui si carica l'acqua. Si carica inizialmente con una soluzione di acqua distillata e soda caustica, e poi la soda caustica non andrà mai più aggiunta, aggiungeremo solo l'acqua quando arriveremo a un livello basso. Dopo ore, ma si parla di centinaia di ore di utilizzo, è possibile che parte della soda caustica vada via, e ve ne accorgerete dallo strumento che vi indicherà una corrente un po' più bassa. In quel caso è utile svuotarla e rifare la soluzione da zero. Sempre su questo tubo abbiamo il pressostato con due semplicissimi contatti. È tarato a un bar e mezzo. Superata una certa pressione, il pressostato va a spegnere l'elettronica e la cella rimane in pressione a quel determinato valore. Poi abbiamo qui questo tubo, che è semplicemente questo circuito chiuso, e serve per far vedere sul davanti il livello del liquido della cella tramite questo indicatore. E qui abbiamo l'uscita della miscela ossigeno-idrogeno, che va su questo T, dove abbiamo una valvola di sicurezza, quindi nel caso in cui l'elettronica, qualsiasi guasto, dovesse continuare ad alimentare la cella, anche nel caso in cui appunto si dovesse rompere il pressostato, tutte le protezioni che poi faremo vedere, c'è comunque questa sicurezza che va a sfogare il gas senza far scoppiare il contenitore. Poi abbiamo la ventola di raffreddamento, che è divisa a metà. In parte raffredda la cella, perché comunque si scalda intorno ai 35-40 gradi, e in parte raffredda la parte elettronica, che è composta da un alimentatore switching a 24 volt. Allora, qui vediamo sì l'altra parte della ventola che raffredda l'elettronica. Abbiamo i due fili rosso e nero, che sono questi,
che vanno a alimentare la cella. Sulla scheda è presente uno shunt che misura la corrente che passa all'interno della cella e la fa vedere appunto sullo strumento indicatore. Una cosa interessante da notare è che i due fili del pressostato passano comunque sull'interruttore di alimentazione che interrompe sia l'alimentazione elettrica sia il pressostato, quindi è una doppia sicurezza nel caso in cui il contatto della rete elettrica dovesse rimanere incollato. Quello del pressostato sicuramente funzionerà per spegnere l'alimentatore. Ok, vediamo il bubbler, è quello che abbiamo visto prima fatto in PVC. Qui abbiamo il tubo che arriva dalla cella, va sul fondo di questo spessissimo contenitore di acciaio, all'interno del quale è possibile mettere o acqua o alcol o metanolo e borace per avere già una soluzione decapante, esce su e va al nostro cannello. Qui abbiamo anche un manometro che ci fa vedere la pressione all'interno della cella e del tubo ed è utile anche per renderci conto se ci fossero delle perdite, se il tubo sul cannello fosse collegato male. È uno strumento veramente utilissimo. Come abbiamo visto, serve per fare saldature, lo usano molto in oreficeria, lo usano in odontotecnica, viene usato in elettronica per scaldare e fondere insieme metalli dove è necessario fondere dei pezzi in modo molto preciso su piccole parti e abbiamo visto anche l'utilità di lucidare il plexiglass per quale è una macchina veramente eccezionale, riesce a fare queste lucidature in un attimo con una sola passata. Può servire per la calcinazione di minerali per poi fare l'analisi e tante altre cose ed esperimenti vari che vengono in mente. Ringraziamo nuovamente tutti coloro che ci hanno offerto un caffè sulla nostra piattaforma Coffee. Ci avete quindi permesso di comprare questo splendido attrezzo che useremo nei nostri prossimi video. Grazie. E con questo vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi.